Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Ciao. Ci ha contattato una società per darci la possibilità di presentarvi un qualcosa che non vi abbiamo mai presentato e siamo felici di questa cosa perché ampliamo anche di più la gamma di cose, prodotti che vi possiamo presentare qui sul canale. Ma prima di questo vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un bel mi piace, mi raccomando ragazzi. Ma adesso vediamoci insieme la nostra sigla! Come dicevamo prima, ci ha contattato la società FlexClip. FlexClip è un sito internet che vi dà la possibilità di creare templates o di editare dei video che volete montare, quindi aggiungere foto, video e quant'altro, in modo tale da poter creare dei video sempre più interessanti con grafiche accattivanti. Ehi, un attimo solo, stop ragazzi, un attimo, mi stavo dimenticando una cosa. Se inserite il codice TuttoTech, il codice sconto TuttoTech20, avrete il 25% di sconto se aderite all'iscrizione. Continuate col video. Ma non ci perdiamo tanto in chiacchiere, abbiamo registrato per spiegarvi nei dettagli come funziona il sito FlexClip. Partano le immagini. Questa è la schermata della home page di FlexClip. Partiamo subito guardando in alto a sinistra Create by Templates. Vi dà la possibilità di poter creare tutta una serie di templates già pronti, suddivisi per categorie. Come potete sentire, sono già customizzati, nel senso che avete già la musica, avete già le scritte, avete praticamente tutto. Potete comunque personalizzarlo. Qui vi dà la possibilità del preview. E poi possiamo andare sul customize per poter, come dicevo prima, customizzare e quindi rendere più personalizzato il file. Questa è la schermata dove c'è la timeline nella parte bassa, suddivisa con tutte le clip che sono state create. Potete selezionare ogni singola clip ed andare a sostituire sia le scritte che ci sono, qualsiasi tipo di scritta, qualsiasi cosa ci sia presente. Anche la fotografia può essere modificata, potete aggiungerne voi. E qui sulla sinistra abbiamo il template scelto. Abbiamo i media, quindi se vogliamo andare a prendere un file o a registrarlo, andare ad inserire un testo, andare ad inserire un altro video, anche questo suddiviso per categorie, delle fotografie, sia foto che GIF, musica, una parte veramente fondamentale per quanto riguarda i video, elements, sono tutte quelle icone, suddivise anche queste per categoria, che si possono sempre inserire all'interno del filmato che avete selezionato. Overlays, avete sempre il preview non appena appoggiate la manina sul rettangolino. Il background, importantissimo, il watermark, se per caso avete creato un qualcosa e volete che altre persone lo possano sì utilizzare, ma magari solo ed esclusivamente con il vostro logo, potete andare ad inserire sia la scritta, sia il vostro logo, JPEG o PNG. More, potete selezionare il formato, se per caso state facendo una presentazione normale 16 noni, se andate sul cellulare con tutte le varie applicazioni, che può essere Instagram, TikTok, Facebook, eccetera, eccetera, potrete selezionare il formato. Ogni volta che avete finito o avete lasciato lì il progetto e magari tornate nella home page, come potete vedere nella parte in alto trovate i miei progetti. Potete riprenderli oppure semplicemente andare sui tre pallini, cliccare, rinominarli, duplicarli o cancellarli. Sotto abbiamo Start from Scratch. Non è nient'altro che quella voce ultima che vi menzionavo poco fa, la scelta del formato. Tasto home fa tornare alla home page del sito. I miei progetti evidenzia se ci sono dei progetti da finire e quindi poi esportare. Stock video sono una serie di video già preparati, come vi dicevo prima, ai quali bisognerà solamente aggiungere la personalizzazione. Ad esempio scegliamo technology, se io mi ci appoggio sopra con la mano mi fa vedere un preview di quello che è il video. Ma torniamo un attimo ai templates. Posso creare anche delle intro o dei finali di video, quindi per chiunque crea dei contenuti su
dei social network, è molto importante avere già un preview da poter utilizzare. Quindi io posso sceglierne uno, ad esempio, non lo so, scegliamo questo, posso fare come prima il preview o customizzarlo direttamente. È già sincronizzato con gli effetti, è già sincronizzato con la musica piuttosto che con l'effetto anche sonoro, ma io avrò sempre la possibilità di personalizzarlo ulteriormente. Eccolo qui, questo è il preview, posso farlo sia da qui che da qui sotto. Posso decidere se mutare l'audio, lo zoom, quindi quanto voglio che venga zoomata l'immagine, la trasformazione, ruotarlo in maniera orizzontale oppure flipparlo, i filtri che posso aggiungere, gli aggiustamenti da fare per quanto riguarda esposizione, contrasto, brightness, temperatura, tinta, saturazione, eccetera, eccetera, e la velocità alla quale voglio che vada. Una volta che il filmato mi va bene, posso fare un preview, dopodiché andare ad esportare il video. Mi chiederanno in che formato voglio esportare, clicco su Next, inseriamo il nome del video, se vogliamo creato da, e facciamo esporta il video. Potremmo mettere anche che questo è stato preso da FlexClip e quindi aggiungerlo all'inizio o alla fine. Partirà prima la presentazione di FlexClip, dopodiché partirà il nostro templates. Fatto questo, vado a cliccare su esporta video. Ci sono poi, secondo me, dei templates veramente utili. Io ad esempio ogni tanto, facendo video sulla domotica o comunque sulla tecnologia in generale, può capitare che riprenda l'oggetto da dover presentare e spiegare, puntando il dito, su che cosa siano le varie parti che sto evidenziando in quel momento. Ma invece di mettere il dito e puntare, sarebbe più carino avere una scritta di questo tipo. Io avrò la mia scritta che posso naturalmente personalizzare, quindi ad esempio sto indicando il tasto reset, andrò a scrivere direttamente su tasto reset, do ok. In alto posso modificare anche quella scritta, quindi ad esempio telecamera modello XYZ, do ok. Il tutto può essere spostato, posso spostare anche i singoli elementi, quindi se per caso non mi va bene lì, io posso portarli da questa parte, posso spostare anche questo, allargare anche la lineetta. Sto facendo una cosa proprio veloce, tanto per darvi un'idea di come può essere fatto. Una volta che ho sistemato come piace a me, andiamo a fare un preview. Comparirà la scritta e da questa schermata posso andare a decidere come modificare anche le tempistiche e come far comparire vari effetti. Ogni qualvolta voi aggiungerete una musica sotto, avrete la possibilità di inserirla, anche se magari il testo dura come in questo caso 5 secondi, se io vado ad inserire una musica e dura come in questo caso 2 minuti e 54, faccio il tasto più, la applico, verrà caricata, torno nel adjustment time, come avete sentito mi fa una chiusura smorzata automaticamente. Finito il progetto non lo salvo e come vi dicevo prima lo ritroveremo qui insieme ad altri due progetti che avevo fatto così come test. Quello che vorrei sottolineare è che per chi crea soprattutto dei contenuti per delle piattaforme che possono essere YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, eccetera, eccetera, questo programma, questo sito, è molto importante perché vi dà la possibilità comunque di creare veramente una miriade di contenuti. Con questo avete risolto soprattutto i problemi di oh santo cielo, devo creare un'introduzione oppure devo creare un filmato finale per quanto riguarda il mio video, e avrete tutto a portata di click. Adesso siamo tornati nella fase di editing. Naturalmente a tutto questo potete andare a importare anche un vostro filmato, quindi cliccate su media, local file, e qui andate a selezionare il file che volete importare. Questa era una panoramica generale del sito FlexClip. Ci è stato proposto, lo abbiamo testato per un po' di tempo ed effettivamente abbiamo utilizzato parecchie possibilità che ci offriva, e questo è andato ad implementare la creatività e la grafica dei nostri video.
Come avete visto, è molto semplice e intuitivo, da molteplici possibilità di poter creare dei contenuti sempre più interessanti, soprattutto appunto per chi crea contenuti sulle piattaforme digitali. Quindi andate a dargli un'occhiata, se vi interessa iscrivetevi, è totalmente gratuita l'iscrizione. Se poi volete abbonarvi, vedremo di chiedere a FlexClip se c'è la possibilità di ottenere magari qualche coupon sconto. Ma per adesso ci sentiamo di consigliarvelo, perché da oggi in poi inizieremo a utilizzarlo sempre di più per implementare la grafica dei nostri video. E chi lo sa, magari diventerete anche voi degli YouTuber grazie a questo. Quindi vi aspettiamo qui sulla piattaforma. Detto questo ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!